Mister, serviva una vittoria e la vittoria è arrivata. Sì, detta così sembra facile, ma è stata una sofferenza. Devo dire che, lo so, il risultato molto probabilmente è bugiardo, loro meritavano almeno il pari, soprattutto per quello che hanno fatto nel secondo tempo, dove noi abbiamo fatto l'errore, non lo so se ha fatto l'errore perché eravamo veramente sulle gambe a un certo punto, cioè non voglio ripetere sempre le stesse cose, noi dobbiamo recuperare tanti elementi che in questo momento non sono in una condizione ottimale, per cui sapevamo di soffrire contro una squadra molto molto forte, cioè non ti dimentichiamo che questa è una squadra veramente forte che si può permettere il lusso di portare fiori in banchina, insomma. E noi eravamo veramente, anche con l'assenza di Stefano, che non è stato bene, siamo stati incognabili sotto l'aspetto della sofferenza, ci siamo aiutati, cosa che non siamo stati nelle altre partite. Per cui ci prendiamo questa vittoria, anche se ripeto, nel computo delle occasioni il Casal Bordino non meritava assolutamente la sconfitta, però in tante altre occasioni meritavamo di più, non abbiamo raccolto niente, oggi ci portiamo a casa questa vittoria, sapendo che ci sarà molto molto da soffrire, le partite sono queste, insomma, però sotto il profilo dell'impegno oggi siamo stati incommiabili, e così come li ho bastonati nelle altre partite, adesso mi sento di ringraziarle perché abbiamo fatto veramente, sotto l'aspetto del gruppo, della compattezza, abbiamo fatto veramente bene bene bene, ed erano le risposte che cercavo, no? Riuscirà a essere una squadra in tutti i sensi, oggi lo siamo stati, il risultato forse ci ha premiato anche per questo, io la vedo così. Grazie mille. Prego. Mister, la prestazione c'è stata, ma cosa è mancato al Casal Bordino oggi? Ma al Casal Bordino è mancato soltanto il risultato, e sinceramente prendere gol al 90esimo quando già stavamo pensando che il pareggio ci stava stretto, e invece ci ritroviamo ad andare a casa con 0 punti, e sinceramente dispiace, anche se ai ragazzi non possono improvvedere niente perché oggi hanno lottato fino alla fine, e hanno dato tutto, e siamo andati secondo me anche oltre quelle che erano le mie aspettative, perché avendo lavorato in settimana solo per 2 giorni non mi aspettavo questa prestazione da parte della squadra.